Salve amici! Nel nostro pianeta, la misteriosa Africa continua a nascondere enigmi e misteri, racchiudendo tra i suoi confini molti segreti. Anche al giorno d'oggi vengono fatte scoperte sorprendenti, come fossero pagine di un libro di storia dimenticato, riscritto dalla penna incoerente del tempo. Dopotutto è qui, tra le dune di sabbia e la fitta giungla, che la vera caccia scientifica continua a divampare. Gli archeologi, come moderni cacciatori di tesori, giungono qui da tutto il mondo per essere tra i primi a rimuovere il velo di mistero che avvolge le origini dell'umanità. I ricercatori incontrano ad ogni passo manufatti finora mai visti e tracce di antiche civiltà, che rivelano solo una piccola parte del grandioso puzzle del passato. L'Africa continua a sfidare la nostra immaginazione, rimanendo un continente pieno di misteri e attirandoci per il suo inestimabile patrimonio. Nel video di oggi parleremo dei reperti più interessanti rinvenuti in Africa. Misteriose tavolette nubiane di pietra. Gli archeologi che hanno scavato la vasta e antica città dei morti in Africa hanno recuperato la più grande collezione di testi nella misteriosa lingua dei Cusciti. Risalente a 2700 anni fa, il ritrovamento comprende insolite tavolette dedicate ai defunti. Il sito degli scavi si trova nella zona di Sede Inga, dove si trovano le rovine di un tempio risalente al XIV secolo a.C. dedicato alla regina egizia Tia, nonna di Tutankhamon. Dal VII secolo a.C. questo sito è diventato la città dei morti, una necropoli composta da piramidi e tombe. Ci sono pochissime informazioni su questa cultura, ma gli oggetti funerari possono dirci molto. I testi antichi si trovano su stele e tombe e sono scritti in una lingua utilizzata dal II secolo a.C. circa al V secolo d.C., in Nubia e nel Sudan settentrionale, e rappresentano la più grande raccolta di testi in mereoitico. È la prima lingua scritta conosciuta dell'Africa subsahariana, formata da caratteri derivati dagli antichi egizi che erano più strettamente imparentati con le popolazioni del Medio Oriente rispetto a quelle dell'Africa centrale. Sebbene i testi funerari con pochissime varianti siano abbastanza conosciuti e possano essere tradotti quasi del tutto, altre categorie di testi spesso rimangono poco chiare. In questo contesto, ogni nuovo testo è molto importante perché può far luce su qualcosa di nuovo. Gli strumenti più antichi dell'età della pietra. In Kenya sono stati trovati strumenti antichissimi, risalenti a 3 milioni di anni fa. Ma gli scienziati non riescono a capire chi abbia creato questi capolavori. Questi manufatti sono i primi strumenti per la cucina, molto probabilmente per tagliare la carne e tritare le piante. È stata una vera svolta nella storia. Negli stessi scavi sono state rinvenute anche ossa di antilopi e ippopotami, con evidenti tracce di questi strumenti. I nostri antenati rosicchiavano carne cruda e magari preparavano anche qualcosa di simile a una tartare. Questi strumenti erano realizzati così bene da poter rivaleggiare con le zanne dei leoni. E se gli strumenti non fossero stati creati dai nostri antenati, ma da altri primati? Le ossa trovate nelle vicinanze non appartenevano all'Homo sapiens, ma a Paranthropus, un primate estinto. Forse le antiche scimmie erano più intelligenti di quanto pensiamo. Piramidi di Meroe. A più di 200 km dalla capitale sudanese Khartoum, nel mezzo di una terra arida e inospitale, si ergono le rovine di un'antica città, simili alla scena di un film di fantascienza. Immerse tra le dune di sabbia, le piramidi sembrano dimenticate dal mondo moderno. Non ci sono ristoranti o hotel nelle vicinanze che possano accogliere i turisti. Le piramidi nubiane di Meroe, molto più piccole e meno imponenti delle famose piramidi egizie, si trovano sulla sponda orientale del fiume Nilo, vicino a un gruppo di villaggi chiamato Bagraviya. Le piramidi prendono il nome dall'antica città di Meroe, la capitale del regno di Kush, un antico stato africano situato in quella che oggi è la Repubblica del Sudan. Le piramidi hanno un'altezza ridotta, dai 6 ai 30 metri, e non sono associate a eventi e fenomeni astronomici, sebbene i loro ingressi siano rivolti ad est. Intorno al 1000 a.C., dopo la caduta della 24esima dinastia egizia, il regno nubiano di Kush emerse come potenza principale nella regione del Medio Nilo.
I re Cusciti conquistarono l'Egitto e governarono dal 712 al 657 a.C. Nel 300 a.C., quando la capitale e il cimitero reale furono trasferiti nella regione di Meroe, la tradizione faraonica di costruire piramidi per la sepoltura dei sovrani continuò nella nuova ubicazione. Vescovo mummificato. Tra le gambe dell'illustre vescovo Pedro Winstrup è stato trovato un piccolo feto mummificato. Il vescovo Winstrup era una figura di spicco della Chiesa luterana e dopo la sua morte nel 1679 fu sepolto nella cripta della cattedrale di Lund. Gli scienziati hanno trascorso diversi anni cercando di capire chi fosse questo bambino. Il bimbo non era completamente sviluppato e i ricercatori ritengono che sua madre abbia avuto un aborto spontaneo al sesto mese di gravidanza. Il vescovo e il bambino condividono il 25% del materiale genetico e ciò indicherebbe una relazione parentale. Dopo aver analizzato il DNA del bambino e l'albero genealogico di Winstrup, gli scienziati sono giunti alla conclusione che il ragazzo è il figlio del vescovo. Il nipote, quindi, fu sepolto con suo nonno. Questo caso evidenzia ancora una volta quanto possa essere insolito e affascinante studiare il passato attraverso l'archeologia e la genetica. Dopotutto è così che possiamo ripristinare storie rimaste nascoste per secoli. La città perduta dell'oro. Sotto uno strato di sabbia vecchio migliaia di anni, gli scienziati hanno scoperto un'antica città in Egitto. Sotto la guida del famoso egittologo Zaha Hawass, la città fu trovata vicino a Luxor, dove si trova la Valle dei Re. Questa città, conosciuta come Aton, è la più grande mai scoperta in Egitto. Ha circa 3.000 anni e fu fondata durante il regno di Amenhotep III e continuò ad essere abitata sotto il faraone Ai. Gli scienziati affermano con certezza che questa è la seconda scoperta archeologica più importante dopo la tomba di Tutankhamon. Qui sono stati scoperti gioielli, ceramiche sacre, amuleti a forma di scarabei e mattoni di argilla con i sigilli di Amenhotep III. Negli scavi sono già stati scoperti diversi luoghi, tra cui una panetteria con forni e depositi di ceramiche, nonché aree amministrative e residenziali. Gli archeologi sono fiduciosi che questa città ci darà una nuova prospettiva sulla vita degli antichi egizi in un'epoca in cui il loro impero era all'apice. Testa sconosciuta. Le teste di Lydenburg sono un insieme di teste di argilla scoperte in Sudafrica. Risalgono al 500 d.C. e sono i più antichi esempi conosciuti di arte dell'età del ferro al sud dell'equatore. Nel 57, quando aveva 10 anni, Ludwig von Basing trovò queste teste nella fattoria di suo padre. Ne sono state rinvenute in totale 7. Due di loro sono abbastanza grandi da poterle adagiare sulla testa di un bambino. Le altre 5 sono grandi la metà. Sono tutte diverse, ma ognuna ha qualcosa in comune, come gli anelli di argilla attorno al collo, che potrebbero simboleggiare la prosperità. Forse venivano indossate come maschere durante i rituali, oppure venivano attaccate a qualcosa durante le cerimonie. Homo Naledi. Nella grotta Rising Star in Sudafrica, nel 2013, un team guidato da Lee Berger ha scoperto i resti di oltre 15 rappresentanti della specie Homo Naledi. Questo ritrovamento è la più grande collezione di una singola specie di antichi esseri umani rinvenuta in Africa. In un anfratto vicino sono stati rinvenuti altri 133 campioni di Homo Naledi, appartenenti ad almeno 3 individui, 2 adulti e un bambino, e tutto ciò in una sola spedizione. I denti dell'Homo Naledi differiscono dai denti di altre specie Homo vissute nella stessa epoca, il che potrebbe indicare uno stile di vita e un ambiente diversi. La specie più antica conosciuta di Homo sapiens. Sotto la volta del cielo marocchino, in un luogo chiamato Jebel Irhoud, gli archeologi hanno fatto una scoperta straordinaria. Hanno trovato i resti più antichi conosciuti dell'Homo sapiens, cioè dei nostri diretti antenati. Questi resti e gli strumenti in pietra rinvenuti nelle vicinanze risalgono a un periodo compreso tra 350 e 280.000 anni fa, ben 100.000 anni prima degli esemplari più antichi di Homo sapiens che abbiamo conosciuto finora. Bambino di Taung. Questa è la storia del bambino di Taung, il cui teschio, ritrovato nel 1924, divenne uno dei primi fossili umani antichi dell'Africa.
L'unicità di questo cranio risiede nella sua struttura. In esso, gli scienziati hanno visto per la prima volta le prove della camminata bipede verticale negli antichi esseri umani, grazie al foro, chiamato forame magno, attraverso il quale il midollo spinale si collega al cervello. In questo bambino si trova davanti al cranio, nella posizione tipica delle creature che si muovono su due gambe, a differenza delle scimmie, in cui è spostato all'indietro. Gli scienziati hanno scoperto l'età di questo bambino studiando i denti. I primi molari stavano appena iniziando a spuntare, quindi significa che il bambino era molto piccolo. Aveva poco più di 3 anni. Si crede che sia stato attaccato da un'aquila, che lo avrebbe ucciso, come testimoniano le tracce uniche trovate nella parte inferiore delle orbite. Sono molto simili a quelle che lasciano gli artigli e i becchi delle aquile quando attaccano le scimmie. Questa ipotesi è supportata anche dai gusci d'uovo rinvenuti sul sito e da un insolito insieme di ossa di animali, per lo più di piccole dimensioni, che spesso sono preda dei moderni rapaci. Le pietre blu di Angelo Pitoni. Nel corso di miliardi di anni, il nostro pianeta ha attirato molti meteoriti. Uno di questi è la pietra blu, scoperta nel 1990 dall'archeologo e geologo Angelo Pitoni in Sierra Leone, in Africa occidentale. Secondo la leggenda locale, le pietre un tempo erano abitanti del cielo, ma cessarono di agire secondo le leggi divine e Dio le trasformò in pietre terrene. L'archeologo Pitoni inviò la pietra per l'analisi ai laboratori di Roma, Germania e Tokyo. La pietra era composta per il 77% da ossidi e per il 20% da carbonio e calce. Sono state trovate anche tracce di silicio e altri materiali. I ricercatori hanno concluso che la pietra era diversa da tutte le altre trovate sulla Terra e probabilmente era di origine extraterrestre. La datazione al carbonio ha mostrato che la pietra è arrivata sulla Terra circa 10.000 anni fa. Nel corso del tempo, pezzi delle pietre blu sono entrati in possesso di diversi collezionisti che li considerano oggetti di grande valore. Con questo è tutto, amici. Iscrivetevi al canale. A presto!